Eccoci quindi qui ragazzi, allora, benvenuti in questo nuovo video aggiornamento della trattativa che ormai nelle ultime ore, negli ultimi giorni è diventata clamorosa, che vede protagonisti la Roma, l'Inter, la Juve, il Napoli e una marea di giocatori, tra cui appunto Mauro Icardi. In questo video voglio parlarvi di una novità che ho letto nelle ultime ore inerenti alla prossima squadra nella quale Icardi andrà a giocare. Sembra ormai palese sotto gli occhi di tutti che Icardi andrà via dall'Inter in questa sessione di mercato, a meno che non decida di restare un anno fermo, rovinando praticamente la sua carriera, perché per qualsiasi giocatore stare fermo un anno non è mai cosa felice. E quindi è probabile che il giocatore parta in un'altra squadra che ancora non è definita. La squadra preferita dal giocatore, come era ovvio pensare, è la Juve, ma Roma e Napoli hanno fatto offerte più convincenti, anche perché la squadra bianconera non è che non voglia Icardi, ma prima deve sbolognare diversi giocatori, tra cui appunto Dybala, Mandzukic e Gonzalo Higuaín, che finora non ne ha voluto per nulla sapere di lasciare la squadra di Torino. Per questo motivo le squadre che sembrano potersi accaparrare il giocatore sono il Napoli, che offrirebbe 60 milioni cash, e la Roma, che offrirebbe per ora 35 milioni più il cartellino di Edin Dzeko. Ma la situazione è ancora abbastanza complicata, perché l'attaccante argentino vuole aspettare la Juve e aspettare appunto che faccia un'offerta convincente. Ma ovviamente a una certa anche le squadre di Roma e Napoli dovranno decidere se continuare ad aspettarlo o virare su altri obiettivi. Detto questo, però, allora non volevo parlare principalmente di questo, ma di una sorta di clausola che a quanto pare Marotta vorrebbe inserire nel contratto nel prossimo contratto del giocatore argentino per impedirgli di andare direttamente da quella squadra alla Juve. Sappiamo molto bene che i rapporti tra Juve e Inter non sono mai stati idilliaci, soprattutto ora che i dirigenti ex bianconeri sono andati all'Inter. Sarebbe assurdo fare un favore proprio alla loro ex squadra, quindi diciamo che i rapporti in questo momento sono abbastanza complicati, tant'è che l'Inter alla Juve lo darebbe per 80 milioni cash o l'intero cartellino di Dybala, mentre invece con Roma e Napoli sarebbe un pochino più morbida, sia per una questione di, non di rispetto, però comunque di minore odio, diciamo, rispetto alla società bianconera, e sia perché appunto l'obiettivo dell'Inter, squadra ambiziosa, è di raggiungere proprio la Juve. E quindi sarebbe assurdo dare un giocatore del genere, se non appunto per un altro giocatore forte come Paulo Dybala. E quindi si è parlato di una clausola che Marotta vorrebbe inserire per evitare che la squadra che prenderà Icardi farà un favore proprio alla Juve, perché sappiamo molto bene che la Juve, senza nessuna, senza parlarne male, per forza, però è molto furba, nel senso che sa bene con chi parlare, sa bene cosa fare. Sono furbi, cioè si possono odiare, io personalmente non mi sta simpatica per nulla la Juve, però quando si tratta di affari sicuramente ci sanno fare, su questo non gli si può dire nulla. Pensiamo soltanto ai tanti giocatori che hanno preso a zero o ai giocatori che hanno preso spendendo molto meno rispetto a quello che tutti quanti ci si aspettava, quindi sotto questo punto di vista gli si può dire ben poco. E è nata fuori appunto questa notizia che il giocatore potrebbe andare alla Roma o a Napoli, ma dopo un anno, tramite una clausola del contratto, sarebbe stato ceduto alla Juve per una cifra vicino ai 70 milioni di euro. Dico si dice perché non è una notizia ufficiale. E io vi dico la verità: in questo caso sarei d'accordissimo con Marotta, e tra l'altro reputerei assurdo prendere un giocatore come Icardi per tenerlo un solo anno e poi darlo alla Juve. Sarebbe come un prepararlo alla Juve, come se tu lo tieni in banca e poi lo usi al momento opportuno, una cosa a dir poco imbarazzante. E io spero con tutto il cuore che la Roma non abbia pensato di prendere il giocatore tramite questa modalità, cioè nel senso la Juve non ti fa nessuna offerta per prenderlo, tu lo prendi, però l'anno dopo glielo devi dare. Cioè, capite quanto è assurda soltanto questa questione? Soprattutto per un motivo fondamentale, non solo perché è proprio ridicola la cosa, ma anche perché il giocatore deve essere recuperato. Quindi io ve lo dico fin da subito: qualora la Roma riesca a prendere Icardi, non vi aspettate nei primi 2 mesi delle prestazioni fantascientifiche, perché il giocatore, vi ricordo, è da tanto tempo che non ha fatto praticamente la preparazione con l'Inter, non è andato in tournée con la squadra nerazzurra, l'ultima parte della scorsa stagione non l'ha praticamente mai giocata. Quindi io, senza nulla mettere in dubbio sulle qualità del giocatore che magari venisse alla Roma, devi comunque recuperarlo un po' rispetto ad altri giocatori, come può essere proprio Dzeko, come può essere Higuaín, eccetera, eccetera. È indietro fisicamente, perché ok, non è che è obeso, però comunque per un giocatore la preparazione per una stagione è importante, quindi sicuro gli servirà un po' di tempo per carburare. E quindi sarebbe ridicolo, se tu lo tieni un anno,
Se, e di quest'anno, già la prima parte, sei costretto a farlo recuperare mentalmente, psicologicamente, tecnicamente. Cioè, sarebbe assurdo perché tu lo prepari, tu ti tieni l'Icardi che deve essere recuperato, te lo godi per qualche mesetto, dopo, quando è a posto, lo dai alla Juve. Cioè, veramente è una cosa imbarazzante. Cioè, io capisco che sicuramente il fattore che la Juve si tolga di mezzo sarebbe importante per il proseguo della trattativa, perché sappiamo appunto, come ho detto all'inizio, che Icardi verrebbe a Roma e Napoli solo dopo essersi messo in testa che la Juve non lo prenderà. Poi no, io non mi fido per nulla delle dichiarazioni che hanno fatto finora perché sono furbi. Cioè, lo stesso Marotta disse qualche anno fa: Higuaín non ci interessa, è un giocatore del Napoli. Tre giorni dopo ha fatto le visite mediche di nascosto a Madrid. Oppure, sempre Marotta, guarda caso, aveva detto qualche mese fa che Spalletti era l'allenatore dell'Inter, lo sarebbe rimasto, e dopo 2 settimane è arrivato Conte. Quindi io di queste dichiarazioni non mi fido per nulla. Quindi io sono convinto che la Juve comunque voglia prendere Icardi, però ha questi giocatori da sbolognare e non hanno un grande mercato, perché Dybala lo volevano cedere in Inghilterra, ma le tempistiche affrettate hanno impedito appunto un proseguio positivo della trattativa con Tottenham e Manchester. Mandzukic non ha mercato se non appunto con lo stesso Manchester, ma la cosa non è andata in porto. E lo stesso Higuaín, richiesto tante volte dalla Roma, non si è mai voluto spostare. Quindi la cosa che ovviamente è nota a tutti è che se Higuaín avesse accettato fin da subito l'opzione Roma, questo casino non ci sarebbe, perché Higuaín sarebbe andato appunto alla Roma, Dzeko sarebbe andato all'Inter e Icardi sarebbe andato alla Juve. Quindi tutto questo problema si sarebbe sistemato. Non che io preferisca Higuaín e Icardi, perché ve l'ho detto, tra i due preferisco mille volte l'argentino più giovane, ecco. Però c'è da dire che comunque la situazione è complicata, la situazione è intricata, e io spero che il prima possibile si riesca a risolvere, anche perché tra poco più di una settimana, 10-12 giorni, quant'è, il campionato ricomincerà, e la Roma in questo momento sta forse perdendo troppo tempo per quanto riguarda la questione attaccante, che è sì importante, però abbiamo anche altri aspetti da considerare, perché ok, la partita con Real è stata positiva, ma ciò non deve far pensare alla società che la rosa è a posto così, perché serve in assoluto un centrale, anche per una questione numerica, perché ne hai tre, uno serve per forza. Non deve essere preso uno a caso, ma qualcuno importante ci deve essere. Sulle fasce, se parte Santon, devi prendere un altro terzino, e comunque è già partito Karsdorp. Davanti è andato via Shaarawy e non l'hai sostituito neanche dal punto di vista numerico. La rosa deve essere sistemata, e so bene che è difficile sistemarla in tutto e per tutto, perché tra cessioni difficili, rinnovi e acquisti, fare tutto in pochi mesi è difficile, quindi sicuramente ci vorrà ancora del tempo per avere una rosa completa in tutto e per tutto. Però spero che comunque la situazione attaccante si risolva in un modo o nell'altro. Cioè, se, anche se dovessimo tenere Dzeko, non è la scelta che io preferisco, perché anche se ha fatto un'ottima preparazione, è un giocatore che ha dei limiti, soprattutto con l'età più avanzata rispetto alla scorsa stagione. Io lo ricordo ben, molto bene come ha giocato l'anno scorso, e spero che non abbia giocato così in questa preparazione per farsi vedere dall'Inter e basta, perché io un altro anno con un Dzeko svogliato, piuttosto, vi dico la verità, ci metto De Frel, che magari farà 2 gol in tutto il campionato, ma quantomeno un po' di impegno ce lo mette. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che, qualora resti Dzeko, si faccia un culo così. Ma indipendentemente da questo, concludendo il discorso, sono contento che Marotta abbia deciso appunto di fare una cosa del genere, e spero ovviamente che non era nelle intenzioni della Roma prendere Icardi tramite questa modalità. Che sia la Roma, che sia il Napoli, comunque in generale fare una cosa del genere sarebbe ridicolo e irrispettoso nei confronti della squadra e soprattutto dei tifosi della suddetta. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere cosa siete nei commenti, cosa ne pensate di questa clausola che a quanto pare Marotta vorrebbe inserire nel prossimo contratto di Mauro Icardi. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre comunque, forza Roma! Ciao ragazzi!